Ciao bambini, come state? Spero bene. Spero settimana scorsa sia andata benissimo con i propositi della Quaresima e oggi comincio con una canzone e poi vi faccio cantare, eh? Gesù che sta passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. Quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Adesso tocca a voi. Ci siamo, pronti? One, two, three, Gesù che sta passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Allora, bambini, ho scelto questa canzone, questa bellissima immagine di Gesù con un vasoio pieno di cuori, perché questa settimana, ultima settimana di Quaresima, dobbiamo vivere la carità. Ed è proprio Gesù che quando noi viviamo la carità, passa e porta l'allegria alle nostre case, ai nostri cuori. E caccia via la tristezza. Allora, quali sono i propositi? Aiutare chi ne ha bisogno, la carità. Le classi prime e seconde e terze dovete rimettere in ordine le vostre cose. E se vedi qualcosa che non è tuo, che non è al tuo posto, lo metti in ordine anche se non è tuo. Ok? Così è un bel gesto di carità perché la casa stia ordinata. Nonostante la quarantena. Poi invece per i più grandi quarti, quarte e quinte, mi offro aiutare con allegria ed entusiasmo nelle faccende di casa. È simile a quello della settimana scorsa, però c'ha il suo impegno concreto. Poi un proposito per tutte le classi. Aia. Seguirò le lezioni online con rispetto, senza dare fastidio. Mi raccomando, avete una bellissima opportunità di seguire le classi online. Sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, non tutti ce l'hanno. Hanno tanti, tantissimi bambini che non hanno la possibilità di collegarsi online, vedere i suoi compagni, le sue maestre. Non possono, voi sì. Allora, seguite con rispetto e carità queste classi online. Ok, bambini, io vi saluto e ci vediamo. Prossima settimana, un ultimo sforzo per poter accompagnare Gesù in questa Quaresima. Ciao ciao!